tutti ragazzi, sono Spicci Callen, benvenuti nel mio nuovo video. Ebbene sì, nuova categoria di video, come avrete già potuto leggere dal titolo qua giù, categoria che in realtà doveva, diciamo, entrare in vigore con l'arrivo del 2015. Quindi avevo in mente di farla partire da gennaio, ma nel mese appena passato di settembre, diciamo che ci sono state alcune cose che mi hanno un po', diciamo, molto emozionata, mi hanno molto catturata, e quindi ho deciso alla fine di far partire da settembre questa serie di video che, come avete già capito, sono i preferiti del mese. Quindi direi di iniziare subito. Prima categoria è quella del libro del mese. Questo mese, come sapete, c'è stata la Septuathon, che è stata una maratona ideata da me ed Ele, appunto Mr. Tellino, trovate il suo canale qua sotto. E ho letto parecchio. Fra tutta la roba che ho letto, il libro che mi è piaciuto di più è stato La casa delle vacanze di Clive Barker, che, come sapete, ho adorato molto. È un libro che richiama un po' quello stile alla Coraline, barra appunto anche Pinocchio, Peter Pan, insomma, per le ambientazioni, oppure per alcune cose che li ricollegano molto fra di loro. Già ne ho parlato in un video che vi lascio sempre qua sotto nel box informazioni dal minuto in cui ne parlo, e devo dire che assolutamente questo è il libro del mese. Barker sa scrivere sempre bene, nonostante sia un libro adatto a un pubblico più giovane rispetto ai suoi soliti standard, l'ho comunque davvero molto molto apprezzato. La seconda categoria è quella che riguarda manga, comics, graphic novel. Questo mese rientriamo all'interno della categoria graphic novel, in quanto diciamo l'opera a fumetti che più ho preferito è stata Persepolis di Marjane Satrapi. Anche Persepolis l'ho letto per la Septuathon, devo fare ancora appunto un post sul blog, come avevo preannunciato, dove ne parlerò molto molto meglio. Mi è davvero molto piaciuta, mi ha davvero molto colpito il modo in cui l'opera esprime tutto quello che deve esprimere in una maniera comunque semplice ma allo stesso tempo molto molto profonda. Se ancora non avete letto Persepolis, ve lo consiglio caldamente, nonché vi consiglio caldamente anche la visione della versione appunto del film in versione animata che è stato fatto, tratto appunto da questa graphic novel. Terza categoria è quella riguardante le serie TV. Questo mese ho ben due titoli da citarvi, titoli di cui uno sono arrivata in ritardo come la puzza, perché arrivo sempre in ritardo come la puzza, e sto parlando di Sherlock. Ebbene sì, sono entrata anch'io all'interno di questa droga che è Sherlock. Sono sempre stata molto titubante nel volerlo iniziare, non perché non mi attirasse, anzi, tutti ne parlavano bene, comunque mi attirava particolarmente, ma il problema dipendeva dal fatto che una serie esce ogni 2 anni, quindi sono 3 episodi, ok, 3 episodi da 1 ora e mezza l'una più o meno, però sono comunque solo 3 episodi a stagione, quindi visti 3 episodi potevi stare fermo dei secoli per poter vedere la stagione nuova. Cosa che d'ora in poi capiterà anche a me, perché nell'arco di 3 giorni mi sono fatta fuori 3 stagioni da 3 episodi l'una, da 1 ora e mezza l'una. E diciamo che è diventata la mia nuova droga, assieme ovviamente si va ad aggiungere a Doctor Who. Se la giostano molto bene fra loro due come serie TV preferita in generale, ma l'altra serie TV che vi voglio citare, che mi ha particolarmente colpito e che mi è davvero molto 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 piaciuta durante il mese di settembre, è Outlander. Già in realtà ho parlato delle varie serie TV, di quello che ho visto, anche perché qua sul canale era un po' che non parlavo di serie TV, in un post che ho scritto sul blog, che vi lascio sempre qua sotto. Anche Outlander è stata veramente una bellissima scoperta, tratto dalla saga dei libri della straniera di Diana Gabaldon, che ho recuperato e che conto di iniziare a leggere non appena finirò il 4° libro di Martin. La leggerò ovviamente in digitale, li ho recuperati tutti in ebook. Sono davvero molto curiosa di leggerlo. È andata in onda giusto sabato, è l'ultimo episodio prima della pausa di metà stagione, adesso riprenderà il 4 di aprile. Io sono già tipo in crisi d'astinenza da Outlander, non posso stare senza, non so come farò a stare senza, perché è davvero una serie TV bellissima, soprattutto se amate queste ambientazioni molto misteriose anche a carattere storico, che sono quelle della Scozia. Infatti ci troviamo con la nostra protagonista che è in viaggio di nozze con il marito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Vanno a passare questa seconda luna di miele, l'hanno chiamata, in Scozia, e qua capiterà, diciamo, un qualcosa che li dividerà. Infatti la nostra protagonista Claire si ritroverà catapultata, dopo essere entrata all'interno di un cerchio di pietre magico, chiamiamolo così, indietro nel tempo, finirà nel 1743. È davvero molto bello, perché ha sentimento, ha passione, ha storia, mistero, anche qualche accenno appunto di magia,
di fantastico, davvero una bella serie TV che vi consiglio caldamente di recuperare. Finora sono andati in onda, come ho detto, 8 episodi, ora dovremo aspettare aprile per andare avanti con la storia. Mi sa che nel mentre mi leggerò il primo libro e lo finirò anche con il riporto. La quarta categoria è quella dedicata agli anime e, come sapete se mi seguite qua sul canale, io non sono una che guarda molti anime ultimamente, diciamo che preferisco le serie TV e stranamente parlando, l'anime che si è distinto questo mese è, indovinate un po' quale, Sailor Moon Crystal. Infatti sono andati in onda, come per tutti gli altri mesi, 2 episodi. In particolare quello che ho preferito di più è stato l'ultimo andato in onda, l'Act 6 Tuxedo Kamen, di cui comunque vi parlo sempre qua sul canale, faccio tutte le volte che esce una puntata un video, ve li lascio comunque qua sotto i video che ho fatto, pareri sulle 2 puntate andate in onda durante il mese di settembre. È una serie anime che a me sta piacendo moltissimo, nonostante tutte le critiche, nonostante tutta la gente che anche la disprezza a carattere grafico, a carattere di storia, a carattere di personaggi, bla 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 bla, le solite cose. È una serie che a me piace moltissimo, mi piace perché comunque la storia è più fedele al manga, nonostante presenti anche alcune piccole differenze, ma ci stanno, nulla è proprio perfetto al 100%, anche perché queste piccole differenze comunque si incastrano molto bene all'interno della storia di per sé, della storia originale. Ora sono molto curiosa di vedere la prossima puntata, che sarà Mamoru Chiba Tuxedo Kamen, appunto, che è la puntata in cui Usagi e Mamoru si imparano a conoscere un po' di più. Quindi sono davvero molto molto in estasi e curiosa di vederla. La quinta categoria è quella dei film. Questo mese non ho visto tantissimi film, anzi mi sono buttata più che altro su serie TV, come tutte le volte. Dovete sapere che ho un calendario di serie TV in corso che è molto vasto, ma sono riuscita ad andare al cinema a vedere a 3 euro durante il martedì in cui ci sono a Luci Cinema le offerte a 3 euro, Dragon Trainer 2, ed è assolutamente questo, direi, il film del mese. È un film bellissimo. Io già ho amato il primo, questo secondo l'ho trovato ancora ancora più bello rispetto al primo Dragon Trainer. Se già quello l'avevo amato, figuratevi questo, amarlo il doppio. Poi vabbè, la figura di Sdentato. Dai, chi non vorrebbe uno Sdentato in casa? Io farei la fila però per avere uno Sdentato tutto mio. La sesta categoria è quella dedicata alle app del mese. Allora, molto spesso su Ask mi viene richiesto di fare il video del che cosa c'è dentro al mio iPhone. Purtroppo io con l'iPhone ci sto registrando, quindi mi è un po' difficile fare un video riguardante le app che ho dentro al telefono, però mi è sembrato carino comunque inserire all'interno di questa categoria di video anche quelle che a mio parere sono state per me comunque le app che più ho utilizzato e che più, diciamo, mi sono piaciute durante il mese appena passato. Durante il mese di settembre ho riscoperto un'app che avevo scaricato tipo ad aprile dell'anno scorso, ma che avevo utilizzato molto poco, ed è l'app del gioco di Frozen, gioco a puzzle di Frozen. Vi lascio magari una foto qua da qualche parte, oppure semplicemente qua un video che vi riporta a vedere un po' come è fatta l'app. È un'app molto molto semplice, semplicemente si va avanti di livello e bisogna fare le righe con le gemme colorate e ovviamente rispettare gli obiettivi che i vari personaggi o i vari livelli ti propongono. A me piace molto, sono più o meno intorno al livello 50 e poi, finiti tutti i livelli dell'inverno, ci sarà anche la parte con Olaf dell'estate, quindi sono molto curiosa di andare avanti, di continuarlo. Sono al momento un po' bloccata con un livello, ma sicuramente se mi ci metto e continuo, riuscirò sicuramente a superarlo. L'altra app invece è un'app che anche questa avevo scaricato già l'anno scorso, ma l'avevo tralasciata un pochino, ma adesso che è iniziata la nuova stagione di Doctor Who l'ho ripresa in mano, perché a ogni nuova puntata c'è sempre in aggiunta un nuovo livello riguardante l'ottava stagione. L'app in questione si chiama Doctor Who Legacy, è un po' come quello di Frozen, infatti anche qui devi eliminare le linee, appunto, di gemme dello stesso colore. È comunque però un gioco che si rifà molto alle varie puntate delle varie serie TV della nuova stagione di Doctor Who, quindi comunque della serie nuova, quella che parte dal 2005. Per ora sono attive, allora, la settima, la sesta e la quinta, se ricordo bene. Più ci sono vari livelli speciali dedicati appunto a livelli speciali o semplicemente ad episodi speciali. E poi, come ho detto, man mano che si sta andando avanti con l'ottava stagione, ogni settimana c'è sempre un livello nuovo che riporta all'episodio che si è appena visto, comunque che è appena andato in onda.
e a ogni livello ovviamente si sblocca sempre qualcosa, può essere un companion oppure un outfit di ogni personaggio, semplicemente degli oggetti oppure anche delle gemme che aiutano molto ad andare avanti o semplicemente a rifare il livello se si è perso quel livello. E ovviamente più man mano si va avanti, man mano i livelli diventano comunque complicati, difficili, e ovviamente i mostri diventano più forti di conseguenza più difficili da uccidere. Se siete amanti di Doctor Who sicuramente ve la consiglio, consuma un po' di batteria, visto questo bisogna dirlo, infatti io quando ci gioco cerco sempre di avere il telefono carico al 100% o semplicemente attaccato al caricabatterie. Però è un giochino molto molto carino che fa davvero passare il tempo quando non si ha nulla da fare, quindi se siete amanti del dottore ve lo consiglio caldamente. Abbiamo poi la canzone del mese. Allora, questo mese, nonostante tutte le solite OST di movie, di serie TV, eccetera eccetera, che ascolto continuamente, in particolare fra tutte, quindi sono sorpassato addirittura quelle di The Fault in Our Stars, continuo ad ascoltare costantemente, ce ne sono due. Una che mi trascino ovviamente da un po', che è ovviamente The Moon Pride, quella c'è sempre all'interno dei miei pensieri, almeno una volta al giorno me l'ascolto, non posso farci nulla perché che mi sta davvero piacendo tantissimo questa nuova opening di Sailor Moon, ma se la giostra davvero molto molto alla grande con la opening di Outlander. È breve, potrebbe essere più lunga se fosse per me, però ha davvero questo stile molto scozzese con le cornamuse, uno stile di musica che a me piace molto. A me le musiche di questo genere fanno impazzire, hanno sempre fatto impazzire, irlandesi, scozzesi, celtiche e tutto, io le amo, e quindi questa opening di Outlander è una cosa meravigliosa. Ve la lascio qua così magari ve la andate a ascoltare. E per me è veramente diventata una droga, non posso non smettere di ascoltarla, addirittura a casa la metto con il repeat, sono capace di farla andare avanti per delle ore nonostante sia breve, duri un minuto e un quarto, neanche tantissimo, ma continua ad andare, veramente una droga quella opening, mi piace da impazzire. La foto del mese è questa qui e ritrae appunto la mia mano con un anello di cui vi parlerò anche dopo, che è stato un regalo di compleanno che mi ha fatto Ele, appunto Mr. Tellino, in quanto all'interno ha la mappa di Westeros di Game of Thrones, e l'ho fatta mentre stavo leggendo all'aeroporto in attesa che arrivasse il momento di partire per Francoforte, leggendo appunto il quarto libro di Martin, quindi ho voluto fare questa piccola foto fra virgolette artistica, diciamo a tema, e direi che è questa qui la foto del mese perché mi piace davvero particolarmente. Abbiamo poi la categoria del cosiddetto, io lo chiamo pastrocchio del mese o disegno del mese, come vogliate metterlo, e non poteva essere certo nient'altro che questo. Come potete notare è quello che già vi ho mostrato all'interno del video del Practice Journal che trovate sempre qua sotto nell'info box. Diciamo che ultimamente ho abbandonato molto il disegno, e la cosa mi dispiace perché anni fa io disegnavo parecchio, mi piaceva davvero molto disegnare, tanto che volevo fare anche la scuola d'arte, ma ovviamente a casa mia la scuola d'arte non porta nulla, perché ovviamente una scuola come ragioneria mi ha portato a trovare un lavoro sicuramente. Comunque, a parte questo, mi è piaciuto molto, infatti avevo fatto anche un altro disegno, ma quello rientrava ancora nel mese di agosto, quindi è slittato, e ovviamente per il momento, per questo mese, il pastrocchio del mese è assolutamente questo, che è appunto un TARDIS che vola nello spazio, e ho anche appunto rispettato la richiesta che era stata fatta in questa pagina del Practice Journal, e ho pensato appunto a un TARDIS avendo diciamo visto questo cerchio come un pianeta. L'oggetto o gli oggetti del mese, allora direi che il primo è un oggetto vero e proprio ed è appunto l'anello di cui vi parlavo prima, che è questo qui, non so se si vede, ok, come potete notare è un anello piuttosto grande, però a me piace molto. Io non sono una che ama molto gli anelli enormi, però questo messo comunque nel medio fa la sua, come si detta, porca figura. Mi piace molto, vedete all'interno ha la mappa di Westeros, è davvero molto molto carino. Ringrazio sempre Ele per avermelo regalato per il mio compleanno, perché è davvero bello, mi piace davvero tantissimo e lo porto sempre quando esco di casa. Mentre l'altro, più che un oggetto, nonostante sia un oggetto, la chiamerei la mia nuova mania in generale, non solo del mese, ed appunto il Practice Journal, che come sapete
vedete, ho recuperato da pochissimo e già ho tipo pastrucchiato tantissimo. Come ho detto, ho già fatto anche un video in cui vi parlavo un po' del break this journal, nonché facevo vedere i miei primi fra virgolette scarabocchi. E direi che questo è un altro degli oggetti del mese che più mi piacciono, che più ho preferito, nonostante sia entrato comunque in casa mia solamente qualche giorno fa. Per quanto riguarda invece il cibo del mese, non può essere altro che sushi / sashimi. Era tantissimo che non andavo a mangiare al giapponese, è tornata la mia amica con cui ci vado sempre da Londra, quindi ci siamo prese subito su e siamo andate al Sushi Co Ferrara a mangiare per ben 2 volte nell'arco di una settimana. Avevo veramente carenza di sushi in corpo e quindi era un male. Io almeno una volta al mese ci vado sempre con lei, però è stata via 3 mesi e nessuno viene a mangiare sushi con me, quindi avevo astinenza da sushi, da sashimi, quindi direi che assolutamente il cibo del mese sono questi due. Il ricordo del mese, allora, durante il mese di settembre non è mai capitato nulla di particolarmente rilevante, importante, come ovviamente tutte le volte la mia vita è una vita molto molto monotona, tranne il giorno in cui comunque dovevo partire per Francoforte, che è successo il finimondo. Per fortuna è finito bene e male, diciamo così. Come sapete, io a casa ho molti gatti, poverini le mie bestiole, sono là a casa da sola, mi mancano tantissimo, tra parentesi. E sabato, appunto, quando devo partire, ogni mattina gli porto i croccantini per fare colazione, sono molto viziati i miei gatti. E fra tutti, appunto, anche i gattini piccoli, ma ce ne sono 3 che sono appunto gli ultimi nati, 3 sorelline, 2 di 3 colori misti che fanno appunto un purpurì di colori, l'altra era rossiccia tigrata di grigio, molto molto belline, soprattutto quella chiara mi piaceva tantissimo, mi piaceva perché poverina lei ha fatto una brutta fine. In quanto hanno il vizio, adesso col fatto che c'è freddo, di andare a riscaldarsi dentro ai motori della macchina. No, non preoccupatevi, non è niente di grave. Purtroppo però i miei, andando via presto la mattina, non hanno guardato e si sono portati 2 gatti a 80 km da casa. Se ne sono trovati uno che stava miagolando allegramente nel vivaio di piante che hanno i miei al lido di spina al mare. E poverina ha passato una giornatina molto poco simpatica, però è stata molto viziata in quella giornata, tanto che, dato che devo ancora darle un nome, ho deciso che la chiamerò Fortunata, un po' come la gabbianella della gabbianella e il gatto. Si è fatto 80 km nel motore della macchina e poi dopo è stata viziata per tutto quanto il giorno, piccinina. Penso che questa cosa non la scorderò io, come non la scorderà assolutamente lei. Sua sorella invece purtroppo non è stata trovata, quindi non so che fine abbia fatto, mi dispiace moltissimo, però dobbiamo metterci il cuore in pace, è andata per dispersa. Però direi che appunto questo qui è il ricordo del mese, o comunque la cosa, quello che è successo durante il mese, a parte tutto il resto, in quanto la mia vita, come ho detto, è una vita molto molto monotona. Diciamo che appunto questo è stato l'evento che ha caratterizzato un po' il mese di settembre, anche se non è proprio un evento molto molto allegro, ma comunque almeno per metà è andato a lieto fine. L'ultima categoria è una categoria che racchiude lo youtuber del mese. Infatti ho deciso ogni fine video di questo genere, ogni fine mese, di farvi conoscere magari uno o una youtuber di cui magari nemmeno avevate idea della sua esistenza. Questo mese tocca a una youtuber che ho conosciuto da poco, grazie a un video collaborazione che ha fatto insieme ad altri youtuber, appunto per esempio Leda, Lady Misia, Macialatte, eccetera eccetera, che era stato il video della collaborazione per Sailor Moon Crystal. Avevano fatto un video appunto intante per omaggiare la nuova uscita dell'anime di Sailor Moon Crystal, e la youtuber in questione che vi vado a citare è Shanti Lives. Shandy è una ragazza che veramente mi piace da impazzire, i suoi video sono sempre molto molto interessanti, possono durare dai 5 minuti all'ora e passa, ma non riesce a non ascoltarla. È davvero coinvolgente, è una ragazza dolcissima, avrebbe fatto anche un incontro a Milano insieme a Lady Misia, a Macialatte e alla Sbi intorno al 12 di ottobre, ma purtroppo io essendo qua a Francoforte non ci posso andare. Mi dispiace perché mi sarebbe davvero molto molto piaciuto conoscerla dal vivo e rivedere anche la Fra, ovviamente, nonché conoscere Macialatte. Vi lascio qua sotto il suo canale, mi raccomando, se non la conoscete andateci a fare un giro e iscrivetevi al suo canale perché merita davvero tanto. Io aspetto sempre con ansia ogni suo video e mi fa davvero tanto piacere vederli, commentarli, seguirla, chiacchierare con lei ogni tanto su Facebook sotto le foto che mette.
mette, oppure i, diciamo, i post che scrive, oppure anche su YouTube commentando i video, eccetera eccetera. È una ragazza davvero che merita di essere seguita, parla di qualsiasi cosa, preferiti, serie TV, di tutto. Il suo canale veramente parla di tutto, crescita personale, veramente è un canale interessantissimo che, se non conoscete, davvero vi invito ad andare a vedere e seguitela, perché merita davvero tanto, sa il fatto suo, tratta veramente di argomenti interessanti che riescono a coinvolgerti, anche se magari non sono sempre stati quel tipo di argomenti che, diciamo, ti piacevano prima. Lei riesce in qualche modo a catturarti, a farteli piacere e a coinvolgerti totalmente nei suoi vari discorsi. E poi, comunque, ho detto, una ragazza davvero dolcissima, e mi dispiace tantissimo di non riuscire a incontrarla a Milano quando faranno l'incontro. Ok ragazzi, il video è terminato, mi raccomando, aspetto qua sotto nei commenti anche i vostri preferiti, quindi scrivetemi anche voi qual è stato il vostro libro, film, serie TV, etc del mese. Noi ci vediamo al prossimo video in generale e al prossimo mese con un nuovo video di questa categoria. Mi raccomando, fatemi sapere se vi possono interessare, se vi fa piacere che anche io abbia iniziato a fare questa nuova categoria di video. Vi mando un bacione grandissimo e alla prossima, ciao!